Ciao ragazzi, benvenuti a tutti all'interno di questo nuovissimo video. Oggi siamo qui dove andremo a parlare delle top news sul mondo cripto, però prima di iniziare vi invito come sempre a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Mi raccomando, iscrivetevi anche e soprattutto al gruppo Telegram ufficiale Top Coin Italia, vi lascio ovviamente il link sotto in descrizione. Allora, il video di oggi è sponsorizzato da BitGet, noto exchange tra i migliori al mondo. Soprattutto io volevo parlare in questo caso del copy trading, perché c'è stata un'aggiunta interessante. Ovviamente se vi registrate tramite il mio link sotto in descrizione, ok? Basterà andare a mettere comunque la propria email, verificare la propria identità e dopo che siamo all'interno di BitGet, basta andare qui su copy trading, futures copy trading, cliccare. E qui possiamo andare a scegliere due diverse funzioni. In questo caso vi voglio parlare della funzione spot. Perché? Perché qui, ovviamente, con lo spot di criptovalute possiamo andare a guadagnare un sacco di soldi. Ovviamente dobbiamo andare a scegliere il nostro, in questo caso, trader di fiducia. Ok, vediamo comunque che questo ha il guadagno di più 550%, però quello che vi consiglio è di andare a studiare soprattutto per quanto riguarda il grafico. Ad esempio, vi faccio vedere questo qui, il primo è in positivo il 550%, però se vediamo qui comunque le statistiche non è nei migliori per quanto riguarda comunque fotocopie di CPNL. Ok, quindi ovviamente bisogna stare attenti perché magari qualcuno ha avuto, diciamo, quella botta di fortuna di guadagnare assai, però in passato ha perso molto. Ovviamente vi lascio il link sotto in descrizione, basterà che vi registrate e poi potete entrare all'interno di questa funzione, quindi comunque è un guadagno passivo, infatti ve lo consiglio. Mi raccomando, perché si possono fare un bel po' di soldini. Detto questo, andiamo a parlare appunto delle top news per quanto riguarda il mondo cripto. Parliamo e iniziamo direttamente da Binance, ok? In questo caso va a ricevere il via libera per l'acquisizione di 4 trilioni di Shiba Inu. Quindi Binance.us ha ricevuto il via libera per acquistare gli asset di Voyager in bancarotta, inclusi 4 trilioni di token di Shiba Inu. L'exchange ha recentemente ricevuto il via libera per quanto riguarda l'accordo di acquisizione dal giudice Michael Wiles, un giudice fallimentare statunitense, nonostante le severe obiezioni delle autorità di regolamentazione della SEC del New Jersey e del Texas. In questo caso l'accordo del valore stimato è di oltre 1 miliardo di dollari. Verrà Binance procurarsi le risorse di Voyager dopo l'approvazione finale, secondo appunto i dati della risorsa di sorveglianza blockchain, Look on Chain. Le risorse crittografiche di Voyager ammontano attualmente a 757,8 milioni di dollari. Quindi niente male per quanto riguarda questo movimento. Ovviamente Voyager è andato in bancarotta, quindi più che altro bisognava trovare l'accordo, ok? Ovviamente per entrare tutto in regola per quanto riguarda Binance. Fattore positivo sempre per Shiba, perché comunque continua ad essere acquistato. Sempre di più anche dagli exchange, quindi capite bene che Binance punta veramente un sacco su Shiba Inu. Continuiamo sempre, andiamo a parlare di Shiba Inu, che ora è uscita la notizia 2 giorni fa che lo Shibarium Beta uscirà questa settimana. E infatti improvvisamente brucia 1,9 miliardi di Shiba Inu. Ok, quindi in questo caso vediamo tutti i movimenti. Il burn rate che è esploso, parliamo del più 26.462%, quindi veramente niente, niente male. E ovviamente in questo caso aiuta soprattutto a far sì che vanno a calare questi benedetti token e ovviamente in questo caso meno token ci sono. E più il valore della restante parte circolazione dei token va ad aumentare, niente male.
questi movimenti ci sono sempre da un anno a questa parte, prima o poi prenderemo appunto i frutti di tutti questi barn, ok? E quindi staremo anche in questo caso a vedere che prezzo potrà raggiungere SHIB. Poi andiamo un attimo a parlare direttamente di Ripple. Deaton descrive la nomina dei dirigenti di Ripple in causa come un grave errore della SEC. L'avvocato ritiene che il regolatore si sia imposto un errore legale e non necessario nominando i dirigenti di Ripple. Appunto, comunque, lui va a dire che c'è stato questo grande errore da parte di Ripple per quanto riguarda i dirigenti di Ripple. Ovviamente, in questo caso, ha espresso il suo punto di vista il fondatore di CryptoLaw e ovviamente per quanto riguarda, ripeto, sempre il caso della SEC, dovrà comunque dimostrare affinché il tribunale ritenga i dirigenti colpevoli al favoreggiamento nella vendita di un titolo non registrato, sottolineando in questo caso varie volte che diverse altre agenzie governative avevano trattato XRP come una non sicurezza. E tuttavia, a suo avviso, questo è stato un grave errore e il regolatore probabilmente perderà su questo punto. In sintesi, è stato un grave errore, ha scritto Deaton, la SEC perde questo conteggio. Quindi ora andremo comunque a vedere quanto arriva nel futuro. Ripeto, comunque l'avvocato che rappresenta 75.000 possessori di XRP come amico del tribunale nel caso ha predetto che la sentenza finale nella battaglia legale è veramente vicina, finalmente. Mentre andiamo a parlare, ritorniamo sull'argomento principale di questo video, Shiba, lo sviluppatore principale, mette in guardia contro il FUD mentre si avvicina il lancio dello Shibarium. Kusama appunto avverte la community di ignorare, il FUD, ha invitato i membri della community a ignorare tutte le informazioni che causano paura, incertezza e dubbio sul progetto di Shiba. L'ha detto Kusama in un tweet, sottintendendo che di solito c'è un secondo fine dietro, di conseguenza ha esortato i titolari di Shiba, a fare prima le loro ricerche. Ignora tutto il FUD, ha scritto in questo caso, che eventuali prodotti concorrenti potrebbero essere responsabili della creazione in tempi di FUD. C'è chi guadagna, quindi ovviamente tradotto all'inglese italiano, comunque non è dei migliori, questo è il tweet, quindi ovviamente Kusama ci consiglia di fare questo. Detto questo, ragazzi, se questo video vi è stato utile e soprattutto vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e le notifiche e noi, ragazzi, ci vediamo domani con un prossimo video.